Veramente, veramente all'improvviso, questa volta siamo in Toscana, Campo alle Comete, sempre tenute dei Fedi di San Gregorio. È stato un regalo per il mio compleanno, qualcosa di improvvisato, e infatti sarà questo uno shorts senza niente, senza microfono, senza attrezzatura, senza nulla. Alla come viene. Il territorio dietro di me è sempre bellissimo, quello della Toscana è sempre meraviglioso. Campo alle Comete si trova nel cuore di Bulgari, al centro della Maremma Livornese, nel cuore di Castagneto Carducci. È l'exclave toscano di Tenute Capaldo, sì, proprio le stesse Tenute Capaldo dei Fedi di San Gregorio. Qui il territorio della Maremma, che si abbraccia col mare, è notevolmente differente dal terroir irpino. Infatti, in questa terra che si affaccia sull'Elba, la tecnica di vinificazione è ciò che la fa da padrone, ritrovando nel calice vini finemente studiati. Questa non è una normale regione vitivinicola italiana, ma è dove è nato il celeberrimo Sassicaia, forse il vino italiano più blasonato e conosciuto del mondo. Campo alle Comete ci ha accompagnato in una degustazione enogastronomica di tutta eccellenza, dove è stato possibile degustare vini come il freschissimo Alba Blu, un vermentino in purezza che ho trovato piacevolmente acido ed equilibrato, oppure rossi come stupore dal colore intenso e vinificato con Merlot, Cabernet Sauvignon e Cabernet Franc. Ma il vino che di gran lunga più mi è rimasto impresso è stato il rosé Meraviglia, vinificato con Grenache e Syrah, forse il rosé più buono che abbia mai bevuto. Se siete in Toscana e vi piace il vino, vi consiglio di fare questa esperienza perché ve la porterete nel cuore.